Beh, oggi vi voglio parlare di caramelle, gioia e delizia per i piccini, ma anche, perché no, per i più grandi. Le caramelle si trovano in commercio in numerosi tipi e gusti, morbide, gelatinose, gommose, dure, alla frutta, alla liquirizia, al sapore di caffè, al sapore di orzo, di menta, insomma, chi più ne ha, più ne metta. Insomma, ce ne sono davvero per tutti i gusti e per tutte le esigenze, con un prezzo che grosso modo va da un euro a massimo 2 euro al letto, oppure da 1 euro a 2 euro al pacchetto per quelle vendute, appunto, confezionate, quelle vendute al bar. Ma di fronte a una scelta così vasta, così variegata, quali caramelle acquistare? Beh, allora è preferibile che il consumatore, e in particolare se ci riferiamo ai bambini, il genitore che acquista il prodotto, si orienti verso una scelta di qualità garantita, ovvero verso una caramella che rechi in etichetta alcune precisazioni sulla presenza, per esempio, dei coloranti, che senza dubbio fanno la fortuna della vendita delle caramelle perché attirano maggiormente l'interesse visivo del cliente. Ma considerate che i coloranti nelle caramelle è come la cosmesi per il volto di una donna. È un trucco, non è una questione nutrizionale. I colori dei prodotti infatti sono ottenuti da additivi che sono oggetto di attenta osservazione dell'Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare. In particolare, non molto tempo fa è stato reso operativo un regolamento europeo che prevede per i prodotti che contengono coloranti cosiddetti azoici di inserire in etichetta la dicitura obbligatoria può nuocere all'attenzione dei bambini. Questo perché recenti ricerche sembrano dimostrare che i coloranti sono responsabili della sindrome della iperattività dei bambini. Quindi bisogna stare molto attenti. Oltre a verificare la presenza o meno di coloranti, si consiglia più in generale di verificare l'assenza in etichetta della lettera E, che precede qualsiasi additivo alimentare. Insomma, le caramelle devono essere senza additivi. Attenzione anche agli slogan. A volte sulle confezioni c'è scritto che le caramelle hanno un effetto balsamico. In questo caso ricordate che la sensazione di freschezza è data dall'eucalipto e dalla menta, da null'altro più. A questo proposito, le caramelle migliori sono quelle ripiene di vero sciroppo balsamico, il cui effetto sulle vie respiratorie è senz'altro benefico. Contrariamente a quello che si pensa, le caramelle non sono le principali responsabili delle carie dei bambini. Ai più piccoli si può concedere una caramella ogni tanto, a patto che si insegni loro una corretta igiene orale e una sana alimentazione non ricca di zuccheri. Insomma, dare un contentino con la caramella e naturalmente insegnare loro l'igiene del nostro corpo. In fondo, un po' di dolcezza non può far male a nessuno.